Parliamo dell'articolo lo. Quando lo uso davanti a tutte le parole che iniziano per il lunga, x, z, come ad esempio lo yogurt. Lo uso davanti a tutte le parole che iniziano con S e dopo la S hanno una consonante, come ad esempio lo sport. Lo uso davanti a tutte le parole che iniziano con la doppia consonante ng, n, psi, come ad esempio lo psicologo oppure lo gnomo. Lo uso davanti a tutte le parole che iniziano per una vocale I e segue un'altra vocale, come ad esempio, lo iago. In ultimo si trasforma perché cade la vocale e metto l'apostrofo davanti a tutte le parole che iniziano per vocale, ad esempio l'albero.